tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale La Taverna dello Svapo ad un nostro nuovo video. Come al solito io sono Gabri, io Birillo. Oggi andremo a recensire dei liquidi portati da Romina, da Cannes, direttamente dalla Francia. Vai Birillo, esponici. Allora, sono quattro liquidi: uno alla Coca-Cola, uno all'anice, uno alla ciliegia e uno alla menta. Allora, i primi due sono della marca Concept Aroma e questi altri due sono della So Good. Sono due marche francesi che ora andiamo a assaggiare. Fare qualche considerazione. Dare voto a questi quattro liquidi. Da quale partiamo? Da quello che ti pare. Perché sai che noi siamo un po' di liquidi francesi, sì. Abbiamo avuto delle brutte esperienze. Partiamo dalla cola. Vai. L'odore ce l'ha. Andiamo a provare sulla Apocalypse. Vai Gabri. Andremo a degustare questi liquidi mediareggiati con... profumo Coca-Cola, quelle caramelle della Goliadora, sì. La Coca-Cola. Però... sente subito da qua. E teniamo sulla falsa riga di quegli altri. Un po' scimmie. Sì. Buon profumo per la camera. Alla Coca-Cola. Ottimo. Diciamo che sa di Coca-Cola quella sgasata. Vuoto. Una 10. 5. Sì, dai. Ci dai 5 perché 5. Il sapore della Coca-Cola c'era. Un po' ti rimane retrogusto. Molto leggero. Sì. Non ti dà lo spicco che uno magari si può immaginare fumando magari qualche liquido malesiano, che si sente molto. Sì, subito. Sì. Va bene, ora passiamo al prossimo. Lo apro. Asciughiamo bene. Sì, asciutto. Vai. Asciuga bene. Vai, Gabri. Sicuramente saranno 50-50, non stiamo fumando sul zipper, no. Questo mi piace, buono. Mi ricorda la Sambuca, mi ricordo. Non è niente. Per fuoco. No, è anice. Anice. Le caramelle che prendi al mercato. Sì, anche quelle. Sì. È vero, che si mettono anche nei voci. Sì. Facciamo le vecchie, insomma. Sì, la buona caramella. È vero. Sì, però non è male. Buono. Che voto ci diamo qui? Io ci do 7 e mezzo, perché non è aggressivo. È vero. Non è aggressivo. Ti rimane anche un buon retrogusto. È blando, ti rimane... sì, non è male. Buono. Bene, passiamo al prossimo che dovrebbe essere ciliegia. Dal gusto, odore, andiamo a provare. Vai Gabi, come al solito, una bella zoppata. È shampoo questo, prova. Non c'è niente da dire. Ti rimane proprio l'amaro in bocca. A me mi rimane l'amaro. Non sa di ciliegia. No. Cioè, sa di c'ha il retrogusto un pochino. Sì, in fondo. Lo devi andare a cercare, Devi proprio svapparne la boccetta per sentire la ciliegia. Sì, allora, sì. Sapore è come un bagno schiuma quando ti fai la doccia che ti viene in bocca. È vero. Uguale, amaro così. Ti rimane proprio l'amaro in bocca. Poi dopo un po' ti sale un po' di ciliegia. È stranissimo. Tra il bagno schiuma e la morbidente da mettere nella matrice della freccia azzurra. È vero, quello lì. Che voto ci diamo a questo liquido qua? Sì. Io ci do un 3, dai. Per la prova, per aver provato a farlo. Lo asciugo un po' perché. L'ultimo liquido è la menta. Che andrà a tappare. A stappare i nostri polmoni. Andiamo a provarlo. Buono.
Colluttori. Sembrava che ti avevano sparato al cuore. Ti spacca i polmoni. Ti spacca i polmoni. Questo spacca i polmoni. Però è buono. È buono. È buono, però è fortissimo. È fortissimo. Cioè, si sente bene la menta. La caramellina la menta. Si sente bene la menta. Però ti apri un botto, ti apri. Ti dai una botta subito. Se sei raffreddato, se ti vuoi stappare, sì, che non vuoi andare a prendere delle medicine in farmacia, ti sbavi questo, ti questo, ti stura tutto. E ti stappa tutto. Fa Vixin. Vixin. È calibre. È calibre. È vero, è vero. Sono tutti bocce da 10 ml, zero nicotina. Però buono, dai. Che volta ci fa? Troppo svappare d'estate. Sì, ci puoi provare. Ci puoi provare. Ci devi fare l'abitudine. Un 7. Un 7 perché un è, fedele. È fedele, diciamo, è fedele. Che il gusto è fedele. Ti lascio. Ok, noi vi lasciamo. Vi lasciamo così, dalla taverna dello svapo. Se il video vi è piaciuto lasciate il like, iscrivetevi al canale. Da Gabriele. È tutto. Ricordate che c'è anche la pagina su Facebook, ah, è vero, la Taverna dello Svapo, e su Instagram, di seguirci sempre la Taverna dello Svapo. Un bacio, è tutto, ciao. Ciao.